Vienna, 1880. Dicembre. Un freddo pungente taglia il fiato a tutti coloro che escono in strada. Per le vie della città risuonano le melodie dei violini. In un brillante intreccio di contraddizioni, di sogni e realtà, di Eros e Thanatos. È la Vienna dei grandi protagonisti della cultura mitteleuropea, come Wagner e Hoffmann, dei pittori, degli architetti, dei poeti e degli intellettuali, che usavano incontrarsi al Café Central o al Café Museum per discutere e confrontare le idee. È la Vienna dell'eleganza, del tempo, che trattiene il fiato in attesa di chissà quale evento. La Vienna di Franz Joseph, a capo di un impero multietnico percorso dai fermenti e dalle contraddizioni dello scambio tra diverse culture e nazionalità. Multietnica e cosmopolita, è questa la Vienna che vede emergere la figura di un medico, di nome Sigmund Freud, padre fondatore della psicoanalisi. Freud ebbe il coraggio di parlare di sessualità infantile, di inconscio e di tabù. Nonostante le critiche che la società conservatrice gli ha riservato, il suo pensiero e la sua opera sono arrivati dirompenti fino ai nostri giorni. Freud si sta dirigendo nel suo studio per cercare alcuni appunti sui casi delle sue pazienti visitate il giorno precedente, non avendoli trovati nelle altre stanze. Non trovandoli neanche lì, chiama energicamente Catherine, sua domestica, in modo che quest'ultima possa dargli una mano a trovarli. Ma dove li ho messi? Esattamente non lo so. Vabbè, eppure li ho passati in rassegna fino a ieri sera, non ci sono. Catherine! Catherine! Eccomi, signore! Oh. Scusi, signore, ecco per fare la cena, signore. Stai bene? Sì, certamente. Sicura? Sì. Ok, benissimo. Hai per caso visto i miei appunti? No, signore, ho anche spolverato il suo studio questa mattina, prima del suo risveglio, ma non ho visto niente. E sei sicura di aver visto dappertutto? Certo, ha provato a controllare in camera sua. Magari le sono andate di antella e sono andate a finire sotto il letto. Non porto mai miei appunti in camera, però, sa, con tutti questi lapsus mi può essere successo. No, vado a controllare, aspettami qua. Passati 2 minuti, Catherine torna in scena con in mano gli appunti di Freud. Buona bottiglia di Cinap. Quella è già tua. Come? No, niente, dice.
Mi è sembrato di sentire alcolizzato. Sono i suoi lapsus. Solo che ho notato che da un certo istante in poi nelle mie riflessioni è come se avessi una mancanza, non ricordo più niente. Beh, se devo dirla tutta, anche io ho notato qualcosa di simile, signore. Ah sì? Cosa? Che di 7 bottiglie di schnapp che erano in cantina, ne sono rimaste... vediamo... No... 0! Proprio 0! No, è che è un periodo un po' difficile che... Problemi sentimentali, signore? No, dicevo che è un periodo un po' strano... Ma fai una se vuole, signore? No, magari la prossima volta, Katrin. Adesso, no, vai a lavorare, ci vediamo più tardi, ci vediamo. Va bene, ci vediamo dopo! Ciao, Katrin! A dopo! Sì. A dopo! Mentre Karen si sta allontanando, squilla improvvisamente il telefono. Chi è? E chi può essere se non io? Ciao Broger, come stai? Ma come hai fatto a riconoscermi? Conosco la priori e la posteriori dei miei fedeli amici. Poi su via, vai, dici sempre questo. Cosa ci sarà tanto da ridere? Ti ho sentito. Dai, vabbè, su, cosa vuoi? Posso venire oggi pomeriggio nel tuo ufficio? Perché? Dovrei farti vedere il caso di una mia paziente. È così tanto urgente? Avrei già l'agenda piena per oggi. Beh, sì. Sì, urgentissimo. Urgentissimo. Non se ne può fare a meno. No. Sì, ti aspetto dopo nel mio ufficio. Ciao, a dopo. Grazie mille, a più tardi. Più tardi. Sempre alle 2 questo. Sempre come un caso nuovo. Alle 2. Bene, chi è? Che ansia. Ciao, Broger, accomodati. Grazie mille. Mentre Freud e Breuer si salutano e quest'ultimo illustra il primo indicato il caso recentemente discusso al telefono, la scena si apre nello studio di Freud, dove ci sono alcune pazienti in attesa. Tra queste emerge una certa Anna Oh, giovane donna intelligente, intuitiva, capace di afferrare le relazioni tra le cose, poetica e fantastica. In lei, bontà e simpatia si fondono insieme, anche se alle volte sembra essere lunatica. Abile e sensibile pianista, intenditrice d'arte, esperta di francese, inglese, tedesco e italiano. Sorpreso, Freud la fa accomodare, seguendo il consiglio del suo amico Breuer. Il dialogo inizia con una domanda da parte di Freud. Posso sapere chi è che bussa così energicamente alla mia porta adesso? La paziente chi... So io? In realtà sì, non quell'io. Ah, sembrava strano. Insomma, io chi? Appunto ti stavo dicendo, della paziente di cui ti parlavo prima. Sì. Ricatasi qui da te sotto mio consiglio, perché sono sicuro che può risolvere il suo male. Per cosa? Ma secondo lei per che cosa? Ascolti, che facciamo? Continuiamo a parlare o cominciamo questa terapia? Cioè, io non c'ho tempo da perdere qua, Terapia! Lei ha detto terapia, vero? Ho sentito bene, no? Non mi avevi parlato di terapia! Avresti solo avuto un momento di illustrarmi il caso di... questa... e poi andartene! Poi, scusi una cosa, ho altre pazienti fuori in attesa! E mi spieghi che terapia, per favore? Vorresti darmi una mano? Certamente, vieni! Tu e l'ironia due cose opposte! Va bene! Mi spieghi questa cosa, per favore, grazie. Tempo fa Anna venne nel mio studio per alcune visite. Dopo alcune sedute però iniziò ad avere attacchi di isteria dovuti alla malattia del padre. Iniziò ad avere contratture agli arti, vuoti di memoria, conseguenza di continue crisi di rabbia. Non riuscendo ad andare avanti con le mie terapie, l'ho portata qui da te in modo che tu possa controllarmi in modo migliore. Sì, perché avresti potuto almeno avvertirmi. Ti prego, è una cosa urgente. Sì. Questo lo so, ma non vedendo il caso. Dai, ma per favore.
Va bene, ok. Grazie mille. Prego, Anna, si accomodi! No, non lo so, sarebbe anche ora. Devi banchino di te. Allora, vediamo. Anna, ci sono più ripresentati qualche sintomi? Ma i giorni seguenti alla terapia li vivo alquanto bene. Riesco a lasciare fuori dalla mente tutti i pensieri e tutti i problemi. Solo che nei giorni successivi ritornano, e a volte anche peggio di prima. Va bene, vedrai che con il tempo la situazione migliorerà, ok? Speriamo. Durante la terapia, Freud pronunciò alcune parole che la stessa Anna sibilava, balbettando, durante le sedute con Breuer. Ripetendo queste parole, Anna ripercorrerà il suo passato ed inizierà a raccontargli brevi storie riguardanti questo stesso. Alla fine della seduta, tutto sarà stravolto. La seduta ha inizio. Malattia. Ripenso tuttora quando mio padre entrò in casa con dei fogli in mano. Ripresi e lessi che aveva una malattia incurabile. Da quel momento la mia vita cambiò radicalmente. Iniziarono a presentarsi i primi problemi, che scaturirono in me atti di rabbia alternati a momenti di tranquillità. Da questa risposta, Freud riuscì a intuire che in Anna c'era una duplice personalità. Andiamo avanti. Infanzia? Era il 3 marzo del 1863. Mi trovavo in casa quando vidi quello spregevole cane della dama di compagnia di mio padre bere dell'acqua da un bicchiere. E in quel momento quell'odioso cane è stato... Va bene, ok, non ti preoccuparti. Andiamo avanti. Desiderio. Ho sempre avuto il desiderio di formare una famiglia e ultimamente ho come l'impressione di essere incinta. Recentemente ho sentito degli strani movimenti all'interno del mio essere pancino e questa è un'altra cosa perché è un altro segno per dimostrare questa cosa, perché non è possibile avere questi sintomi e non esserlo, vero? Oh, ecco, che succede? Anna. Freud, trovandosi impreparato di fronte a tali situazioni, si trova costretto a svegliare di soprassalto Anna. Scusami per il brusco risveglio, Anna, ma hai iniziato ad urlare, a sbraitare, non sapevo più come gestire la situazione. Va bene, ok. Però, lasciando perdere questo, prima mi stavi parlando della dama di compagnia di tuo padre e del suo cane, ti ricordi? No. Ok, vabbè, mi stavi dicendo che un giorno hai visto il cane della dama stessa bere da un bicchiere, questo lo ricordi? No. Perfetto. Recentemente, quando ti offro dell'acqua, sempre la rifiuti con un po' di diffidenza. E sono riuscito a capire da cosa deriva questo tuo costante rifiuto. Inoltre, recentemente, mi avevi detto che l'unica cosa che usi per dissetarti è la frutta, ti ricordi? No. Yeah. Vabbè, da queste deduzioni, insomma, sono riuscito a capire che la tua è una paura, ma una paura che deriva dall'acqua. Hai paura dell'acqua. Ma come si permette lei di dirmi che sono Beh, insomma, come si dice? Lei come si permette? Ma perché sta urlando? Le ho appena detto che è idrofobica. Pensa quando dire che la gravidanza è tutta una messa in scena. Lei sta zitto, io stavo parlando con il dottore che mi stava dicendo che sono i... Messa? Dice... Incinta? Ma ho appena bevuto dell'acqua! Certo che ho bevuto dell'acqua! E tu mezza cazzetta di musicista, mettigli a coglionino e smetti di suonare! Anna, calmati per favore! Anna, stavamo scherzando! Sì, Anna, stavamo scherzando. Sì, davvero? Sì, Anna, certo. E adesso chi è che bussa così alla porta?
No, sinceramente no. Ma sinceramente nemmeno io. Papà? Papà? Dottore, ma c'è mio padre! Ma dai, voleva almeno dirmelo che l'avrebbe invitato, mi sarei truccata! Ah già! Suo padre, Roger, eh! Mi ero dimenticato di avvisare! Mannaggia, Roger! Dai, vabbè, per questa volta vi perdono! E tu, papà? Ma sei scomparso all'improvviso! Io ti ho sempre amato e tu non mi hai mai ascoltato, preferendo sempre lei a me. No, non è vero che non mi ha ascoltato. Ok, magari sempre. A volte. E va bene, mai. Così va bene. Senta, mi sa che papà, ma non sei cambiato di una virgola. Dai, come vedi ho da fare con i miei dottori. Ci vediamo a casa. Certamente. Scusate, voi non lo salutate, mio padre. No. Ma certamente. Arrivederci, signor. Padre di Anna. Padre di Anna, arrivederci. Mio padre sta di qua, Arrivederci, signor padre di Anna, arrivederci. Aspetta, papà. Se ne andava. Vabbè, la racconterò prima a voi questa cosa. Cosa? Ma è una cosa che mi è successa recentemente a pensarci, sì. Vai, racconta pure. L'altro giorno stavo passeggiando lungo un vialetto. Perché stavo passeggiando lungo un vialetto? Se mi fa finire prima la carta. Dicevo, stavo passeggiando lungo... Camminando, cioè, si dice molto... Stavo camminando lungo questo vialetto quando incontrai lo sguardo di un ragazzo alto, bello. Mi sembra di conoscere questo ragazzo. E dicevo che questo ragazzo è stato qualcosa di meraviglioso. La scena improvvisamente si sposta fuori dallo studio, dove vediamo le pazienti stanche, annoiate, che per passare il tempo si confrontano, discutendo di problematiche quotidiane e di vicende familiari. Insomma, amico, come stai? Ma tiriamo a campà, sempre i soliti problemi. Ci credo! Sì. No. Sì, non ne stavi tu qui! Sempre simpatica, cucchina, eh? Come una mangiata di briccole in tuo muso. Ma sì, ma infatti... No, ma da te ti ha chiesto qualcosa qualcuno? Era per partecipare alla conversazione. Ma stando il tuo. Ma dai, ma più sembra meglio è. Invece i figli tu come stanno? Grande! Uno si droga e uno sta all'ospedale. Maria, ce la vado a fare? Qua. Lascia perdere. Si è buttato dal secondo piano convinto di essere un uccello. Ma la Cina l'ha persa durante il viaggio. Che uccello. E adesso come sta? Sdraiato in toilette. Che triste. E invece i figli tu come stanno? Bene. Oh. Ma Mimì? No. Certo, tu sto a parlare con te. Il mio è benissimo, uno si è appena laureato, un altro è andato a lavoro in Spagna e... Bravo, ce ne frega niente. Manda Maria, ci sono parlato con te, eh? E il suo figliolo come sta? Il suo figliolo come sta? Ma c'è il complesso. Beh, non è una brutta cosa. Sempre depresso. Diede, cambia musica allora. Ci proviamo, ma litiga sempre col suo bevo. Sì, però, scusa. Messa sempre a piccichetto. Sì, va bene, però. Messa sempre a piccichetto. Ok, va bene. Messa sempre a piccichetto. Capito. Hai capito? Sì. Ma contenta.
Ma anche il Zubebo c'ha il complesso? No, altro il complesso! E che non è d'accordo! È che non vanno d'accordo. Che complesso sarebbe quel del suo figliolo? Non me lo ricordo. Scherzavo. Complesso del tipo. Ti pare che non mi accordo, ma dai. Non ho mai sentito però. Ma c'è canzonata due santi alla sagra? Ah! A due santi ne so, ma siccome è così, io te ne tiro giù 2, 45, 4, ma questa che sta lì dentro quante cose c'ha da lì? Ah, ne so, avrà ammazzato qualcuno. Oddio! Che scoop! Ma quanto toccherà aspettare secondo voi? Ah, secondo me ne è per oggi. Allora, io al botto. Arrivederci. Venga via! No. Ma perché no? Dopo questo breve intermezzo, la scena torna nello studio di Freud e sta... Ma zitta! No! Joseph, mi dia una mano! Ma no, quella mano! Ma lei sempre mi mette di scherzare! Desiderate un po' di musica? Ma no! Non avevi sete? No, e poi voi lo sapete che io non bevo l'acqua. Anna, non ricordi? L'hai chiesto un minuto fa. No, io non ho chiesto niente a nessuno! Ma, ok. Anna, calmati, va bene? Ok. Continuiamo la terapia, ok? Va bene? Terapia? Quella di... Che terapia? Ma che posto è questo? E voi chi siete? Freud, proprio. E io chi sono? Anna.